Allora proseguiamo questa parte di Stramattino. Questa mattina appunto faremo un approfondimento mirato, un approfondimento ben preciso. Parleremo di basket, per la precisione del Colle Basket. Abbiamo due ospiti in studio in rappresentanza della società di Colle Valdelsa. Quindi diamo il buongiorno a Federico Giambruni, direttore sportivo del Colle Basket, e buongiorno. Stefano Bianchi, vicepresidente responsabile del settore giovani del Colle Basket. Io direi, buongiorno anche da me. Buongiorno allora anche a voi due, ad entrambi. Io direi di iniziare dal 1988, questo balzo temporale. Sì, io diciamo sono testimone diretto diciamo di quel progetto. Io allora ero dirigente della Polisportiva Olimpia e fui sicuramente, posso diciamo prendermi il merito di essere stato diciamo uno dei maggiori responsabili di questo progetto, che però ha avuto il merito di aver visto lontano. Cioè a Colle allora c'erano due squadre che negli ultimi due o tre anni si lottavano, competevano tra l'ultimo e il penultimo posto del campionato di promozione. I settori giovanili non erano granché, quindi diciamo il basket a Colle viveva diciamo una fase estremamente diciamo critica. A quel punto io e Ofelio Frati per la Polisportiva Olimpia, Luigi Lenzi, Gerardo Pacini, il padre di Federico Giambruni, che purtroppo non è più tra noi, insomma avemmo questa intuizione e quindi fondammo il Colle Basket. Vedemmo giusto, è stato diciamo diciamo tanti anni di successi, ma soprattutto tanti anni di crescita. A Colle si può dire oggi che c'è, dopo diciamo, una società che ha basi ben solide. Ecco, questo diciamo è un'opportunità diciamo per la città, ma soprattutto anche per tutti i giovani e giovanissimi che hanno voglia di avvicinarsi a questo sport. Ecco, parliamo anche degli anni d'oro che vi hanno visto arrivare fino alla B2, perché qui abbiamo appunto anche un superstite, un giocatore, perché il direttore qui a fianco era uno dei protagonisti appunto. Sì, Federico è stato diciamo un giocatore simbolo, non è per fargli un complimento, ma comunque è stato un giocatore che ha ben interpretato diciamo per gli anni, e quindi a lui la testimonianza diretta. Ma sicuramente quelli dal punto di vista sportivo, e si parla di una decina d'anni fa, sono stati gli anni migliori del Colle Basket. Non che ora siano peggiori gli anni attuali, perché sicuramente c'è stato da parte della società un cambio di obiettivi tra quello che è lo spendere risorse nella prima squadra e lo spendere risorse nel settore giovanile. Però logicamente quelli lì furono anni di grossa soddisfazione, specialmente per una piazza come Colle, che aveva raggiunto livelli importanti a livello diciamo nazionale, diciamo centro Italia, però era una bella realtà. Sicuramente forse Colle a quel tempo non era, o non so se lo può essere tuttora, non era una piazza che aveva le basi solide per reggere una categoria così alta, perché sicuramente si scontrò all'epoca la struttura del Colle Basket, che come ha detto Stefano era composta da persone che avevano la passione per questo sport, però quando si arriva a certi livelli si entra nel professionismo, e forse probabilmente la piazza di Colle, sia come pubblico, come utenza e come diciamo intorno, ancora non era pronta a questi livelli. Però sicuramente, ripeto, dal punto di, essendo stato anche io protagonista di quella promozione in B2, sono delle belle soddisfazioni, perché comunque io poi ero molto più giovane, quindi mi sembrava di essere chissà che per aver compiuto quell'impresa. Però niente, ripeto, poi mantenere quel livello era indubbiamente difficile, però non posso che ricordare i giocatori che hanno fatto parte con me di quella squadra, fra cui Michele Oriolo, che è stato e è tuttora un allenatore, è stato un giocatore simbolo di quella squadra, insieme a Butini, Scalera, Simone Moroni c'era al tempo come giovane, che attualmente gioca con noi. Insomma, è stata una bellissima esperienza. Eravamo al tempo guidati da Alberto Ceccherini, che purtroppo è venuto a mancare pochi anni dopo, però ecco, è stata una bella realtà, una bella esperienza, e che mi auguro che nel futuro Colle possa raggiungere nuovamente quei livelli, indubbiamente. Però attualmente diciamo che
siamo un pochino, tra virgolette, dal punto di vista prima squadra come categoria, un po' ridimensionati, giustamente perché una scelta della società è stata quella di non far prosciugare tutte le risorse da una prima squadra che forse era un po' sforzata per la piazza, però investire molto sui giovani e creare un futuro con delle basi, come ha detto Stefano, ancora più solide dal punto di vista sportivo, quindi di poter portare più giovani possibile di Colle in prima squadra per poter sostenere meglio certe categorie. Quindi anche una ridistribuzione diversa delle risorse, più risorse per i giovani, dici tu? Quello sicuramente. Ecco, dopo gli anni d'oro, dopo gli anni della B2, come si è evoluta, come si è sviluppata la società del Colle Basket? Allora, dopo gli anni della B2 ci fu la retrocessione proprio per questi motivi e poi ci sono stati, tra virgolette, degli altri anni d'oro dove io sono sempre fatto parte della squadra, dove abbiamo sempre fatto delle competizioni, siamo sempre arrivati per 6-7 anni consecutivi alla finale o alla semifinale per rifare il salto di categoria. Probabilmente in quegli anni lì noi non eravamo indubbiamente la squadra più forte del campionato, però c'era un ottimo spogliatoio, sintonia con gli allenatori, insomma la società che non ha mai messo pressione sulla squadra, nel senso che a Colle quando la prima squadra perde 2-3 partite consecutive si faceva una cena, il presidente e i dirigenti dicevano: dai forza ragazzi, cerchiamo di migliorare, la prossima partita è importante. E questo devo dire che crea le basi per un ambiente dove i giocatori ci stanno bene. Questo, la riprova è che a Colle nei vari anni abbiamo avuto molti giocatori importanti che hanno giocato per 6-7 anni consecutivi in questa squadra. Questo vuol dire che quando si sta molti anni nella stessa società sicuramente si trova degli ambienti, io li chiamo armonici, cioè dove non ci sono discussioni, dove non ci sono pressioni, dove si riesce a lavorare bene. Ecco, basi solide si creano con un settore giovanile importante. Allora parliamo del progetto legato ai giovani, appunto. Sì, diciamo, il Colle Basket è partito, come giustamente sottolineava anche Federico, dando nettamente la priorità alla prima squadra. È stata una scelta. È come dal punto di vista del marketing, abbiamo prima affermato il marchio e ora pensiamo al prodotto. Federico ha detto delle cose chiarissime. Noi alla fine, pur avendo ottenuto buonissimi risultati, secondo una strategia nostra di sapiente utilizzazione di tutto un settore giovanile, cioè di giocatori che a Siena non trovavano spazio e da noi trovavano un'ottima collocazione, abbiamo raggiunto quei risultati. Però quei risultati non avevano basi, è come una bella casa che riusciamo a tenerla in piedi qualche anno, però non le avevamo fatto le fondamenta. Quindi prima abbiamo affermato il marchio, quindi Colle Basket è un nome che dice qualcosa, abbiamo ottenuto ottimi risultati anche in campo, diciamo, dilettantistico, oggi pensiamo alle basi. Oggi abbiamo preso atto che quei campionati, sia di B2 sia successivamente di C1, non li abbiamo retti perché non avevamo nel tempo consolidato basi tecniche. Quest'anno, per farla breve, siamo riusciti a consolidare un rapporto un progetto molto positivo con Menzana, che è cominciato l'anno scorso con la gestione unitaria di una annata che ha fatto un campionato con Menzana, i 96. Quest'anno il progetto ha subito un'ulteriore fase. Abbiamo consolidato questo rapporto con Menzana. Il responsabile tecnico del settore mini basket e del settore giovanile è Tommaso Mannelli, che è uno dello staff di Menzana. Quindi noi non solo beneficiamo della sapienza tecnica di un ragazzo bravo e volenteroso che fa parte di uno staff, ma in qualche modo il settore tecnico del Colle Basket è continuamente contaminato da quelli che sono gli apporti tecnici dello staff complessivo di Menzana. Questo nasce da una mia profonda convinzione, condivisa da tutta la società, di vedere il basket in provincia di Siena come uno sport che per certi aspetti fa riferimento ad un sistema sinergico, cioè Colle, Poggibonsi, Siena devono essere visti. Sì, quando giochiamo ognuno gioca per i propri colori, ma quando
impostiamo e programmiamo l'attività, dobbiamo essere intelligenti da poter mettere a sistema il più possibile le risorse di ognuno, siano esse tecniche, di impianti, perché tra l'altro Colle, uno dei vanti di Colle è quello di avere, e questo è un merito del Colle Basket, di aver favorito la costruzione di un impianto che apparentemente all'inizio sembrava sovradimensionato rispetto alle esigenze tecniche del Colle Basket, ma oggi credo che si possa dire è un impianto a valenza territoriale, consente di svolgere al meglio l'attività del Colle Basket, ma anche di metterlo a disposizione di un sistema pallacanestro della provincia di Siena. Quindi spesso Menzana, sia con la prima squadra quando ha delle necessità, ma anche con squadre del settore giovanile, utilizzano la nostra struttura. Questo in un'ottica di collaborazione a 360 gradi. Ed è appunto molto interessante l'analisi a tutto tondo che ha fatto lei. Diamo spazio alla musica, restate con Radio 3 Network. Stramattino. Torniamo in studio con Stefano Bianchi e Federico Gianbruni, che stamattina appunto approfondimento sul basket, sulla pallacanestro. Stiamo parlando di Colle Basket. Prima il signor Bianchi ha fatto riferimento agli impianti di Colle Valdelsa, un vero e proprio vanto, soprattutto un valore aggiunto per far crescere i giovani, dico io. Sì, allora il palazzetto è frutto di una storia sportiva e di una cultura sportiva che c'è a Colle. A Colle abbiamo un sistema complesso di impianti sportivi che non ha eguali in città delle stesse dimensioni e anche di città di dimensioni superiori. Questo è la storia, è un dato, è l'espressione di una sensibilità che è sempre stata molto spiccata nell'amministrazione colligiana. Ora, stamattina mi sono svegliato un po' con l'ego sovradimensionato e quindi, parlando del palazzetto, bisogna che parli ancora di me stesso, nel senso che io ero assessore allo sport e quindi ho diciamo concepito, concorso in modo determinante a concepire quell'impianto. Apparentemente, cioè, per qualche anno ho dovuto contrastare o perlomeno sopportare un po' qualche larvata o meno larvata accusa di megalomania, ma quello non era, io non l'ho mai concepito come l'impianto per il Colle Basket. L'impianto per il Colle Basket bastava un quarto, un quinto di quello lì. Io l'ho sempre concepito come un impianto per il basket, ma soprattutto un impianto per la città, un impianto per il territorio, come dicevo prima. E quindi oggi questi obiettivi sono perfettamente centrati. Il palazzetto di Colle è un impianto sportivo, c'ha una palestra per anziani che quindi vanno a fare un'attività di mantenimento eccetera, c'ha un centro di medicina sportiva riabilitativa, è una struttura che viene utilizzata frequentemente per tutta una serie di attività extrasportive che tra l'altro concorrono anche a generare dei piccoli introiti che per la società sono estremamente salutari. Quindi un bel palazzetto, ma non frutto di scelte megalomani, ma di scelte lungimiranti. Ora non dico più niente perché se una struttura polifunzionale, possiamo veramente polifunzionale così. Ben progettata da un tecnico che è l'ingegner Galluzzi, lo voglio ricordare, perché ha espresso non solo competenze sportive ma anche sensibilità architettoniche, perché tra l'altro credo anche visivamente sia un impianto che si lascia guardare anche al cospetto della città storica di Colle Alta. Allora, parola e microfono e passano al direttore. Parliamo della prima squadra, gli obiettivi per la prossima stagione che di fatto è iniziata da poco. Allora, gli obiettivi, quando si fanno le interviste non si deve mai sbilanciarci troppo perché si rischia poi di fare brutte figure. Però niente, al di là di questa premessa, la squadra che è stata costruita quest'anno, non mi vergogno a dirlo, ma secondo me è stata costruita bene, nel senso che quest'anno abbiamo recuperato
tornando a Colle, dei giocatori che giocavano con noi in C1, che sono trattato Simone Moroni e Mucciarelli, che sono state due bandiere del Colle Basket anche negli anni della C1, e quindi sono due giocatori importanti. Abbiamo portato a Colle Chianese, che è un altro ragazzo che l'anno scorso giocava in C1, e poi per il resto della squadra l'abbiamo completata in larga parte per un grosso numero di ragazzi provenienti dal settore giovanile di Colle. Ora non vorrei fare un torto dimenticandomi di Crocetti, che viene da Asciano, che anche lui è uno, l'anno scorso giocava a Poggio Monzi, è un ottimo apporto per questa squadra. Però dico che il resto della squadra è stata completata con tutti i giocatori made in Colle Basket. Questo è un po' il nostro vanto. L'obiettivo, io non mi nascondo, è di fare un buon campionato. Sicuramente poi per i risultati che cosa succede? Ci sono altre buone squadre nel nostro campionato, e nel basket, come forse un pochino più che anche in quegli altri sport, concorrono anche tanti altri fattori, tipo l'ambiente, la serenità della squadra, se si lavora bene, perché comunque sia, quando trovi squadre del tuo stesso livello devi avere voglia di vincere. Questa voglia di vincere nei ragazzi io l'ho vista quest'anno. Purtroppo abbiamo fatto due partite, l'ultima partita abbiamo perso fuori casa con una buona squadra. Questo mi smentisce, però ho visto delle buone reazioni. Poi il risultato secondo me va visto alla fine dell'anno, perché ci sono i tempi di rodaggio, i tempi di amalgamare bene una squadra, quindi secondo me i risultati verranno. Meglio, io mi auguro che Colle Basket possa fare veramente bene quest'anno, e sarebbe sicuramente anche dal punto di vista sportivo un po' una, ora dico una parola un po' forte, una boccata d'ossigeno, perché gli ultimi due anni sono stati un po' difficoltosi dal punto di vista sportivo. Però ripeto, quest'anno io sono convinto di aver messo insieme più che una buona squadra dal punto di vista tecnico, ma un buon gruppo di gente che non dà problemi né all'interno dello spogliatoio né nel campo. Quindi io sono molto fiducioso, secondo me vogliamo fare un campionato da protagonisti, poi quanto da protagonisti il campo sarà il campo a dirlo. Esatto. Ecco, che tipo di campionato è la Serie D? Che valore esprime questo campionato? Allora, il campionato intanto diciamo che a livello locale, per fare un po' una, dare un'indicazione geografica nella zona, noi comunque giochiamo contro Certaldo, contro una squadra di Siena, Asciano, e comunque ci muoviamo nella Toscana. Questo dal punto di vista geografico. Dal punto di vista sportivo bisogna dire una cosa, che negli ultimi due anni, per frutto di alcuni regolamenti che sono cambiati all'interno della federazione, che mirano a dare più spazio, specialmente nelle categorie alte, a giocatori giovani, è successo che molti giocatori che non hanno trovato spazio per motivo proprio di età nelle serie superiori sono scesi. Quindi paradossalmente negli ultimi due o tre anni abbiamo avuto un innalzamento abbastanza importante del livello del campionato di Serie D. Infatti troviamo molti giocatori in Serie D nelle squadre, quasi tutte le squadre hanno due o tre giocatori che magari due o tre anni fa erano protagonisti in C1, oppure hanno giocato anche in B2. Quindi dal punto di vista sportivo è diventato un campionato importante. Quindi fare un buon campionato in questa categoria secondo me è un indice di un buon progetto sportivo. Ecco, parliamo del Colle Basket a livello di risultati, un brevissimo bilancio di quelle sono state le prime partite. Allora, un brevissimo bilancio delle prime partite. La prima partita in casa l'abbiamo vinta contro Empoli, e l'abbiamo vinta diciamo abbastanza bene, perché ora devo dire che Empoli è una squadra molto giovane, di ragazzi molto bravi, molto giovani, e forse lì il fatto di giocare in casa e la nostra maggiore esperienza ci ha fatto portare a casa il risultato. Sicuramente quando andremo a giocare là sarà una partita da giocarsi, perché sono comunque una squadra ostica che difende molto forte, molto aggressivo, essendo molto giovani fanno un gioco molto aggressivo, per 40 minuti pressano, e in alcuni momenti non nego che ci hanno messo in difficoltà. La seconda partita l'abbiamo persa proprio martedì, perché avevamo un turno infrasettimanale, e l'abbiamo persa a Terranova l'anno scorso, in una squadra che è arrivata, che ha sfiorato la promozione in C2, e
quest'anno ha mantenuto la stessa ossatura dell'anno scorso. Quindi noi come punto di riferimento misurarsi con loro era abbastanza importante. La partita purtroppo l'abbiamo persa anche probabilmente per il troppo nervosismo anche da parte nostra, perché per gli esperti di pallacanestro che sanno che cosa sto per dire, fare una percentuale del 30% ai tiri liberi è indubbiamente un indice di troppo nervosismo in campo. Se non ci fosse stato, abbiamo perso sì di 10 punti, ma sono maturati la differenza nell'ultimo minuto, quando poi si gioca un pochino a cercare di salvare il risultato e ci si scopre e si rischia di prendere dei contropiedi. Però ecco, siamo stati sempre sotto di 2-3 punti con la palla in mano, quindi diciamo ci è mancato la zampata vincente per portare a casa la partita. Che devo dire, ormai tanto sui risultati passati bisogna metterci una pietra sopra e guardare al futuro. Io mi aspetto un buon risultato, la prossima partita la giochiamo contro Quarrata, che anche questa è una buonissima squadra, e sicuramente anche questo ci darà un pochino l'indice per capire che tipo di campionato faremo. Ecco, siamo in conclusione, vorrei rivolgere una domanda a entrambi, la stessa domanda appunto: chi è la favorita e chi è la sorpresa della Serie D? Ma la sorpresa spero sia il Colle Basket. Si dice che Monsummano sia una buona squadra, insomma, ecco, io la regola generale dello sport, fino a che non si mangia il panettone non si riesce a capire chi è la sorpresa e chi la delusione. Io mi ripeto, io mi auguro che la sorpresa sia il Colle Basket, la favorita sì, Monsummano è una squadra molto forte, giungono voci anche di tra le favorite ci sia Terranova, Quarrata appunto, un'altra squadra, Montale. Come dicevo prima, poi queste squadre sono state valutate sulla carta, ma per la chimica dello spogliatoio poi alla fine può essere tutto il contrario di tutto. Come diceva Stefano, sicuramente a gennaio ci saranno le cose molto più chiare. E allora siamo in chiusura, rinnovo i miei saluti a Federico Giambruni, direttore sportivo del Colle Basket. Grazie. A Stefano Bianchi, grazie dell'invito, vicepresidente appunto e responsabile del settore giovanile del Colle Basket. Questo è Radio 3 Network, restate nuovamente con noi. Stramattino.